Benvenuti in Norvegia! Nordvegen, la via che porta verso il nord. Ben si addice questo nome alla terra che occupa la parte nord-occidentale della penisola scandinava. La Norvegia oggi conta circa 5.400.000 abitanti e si estende su una superficie circa 80.000 km quadri più grande della nostra Italia. La Norvegia è una monarchia parlamentare retta dal re Harald V. Per poter entrare in Norvegia per turismo occorre al momento aver completato il ciclo vaccinale anti-Covid-19 da almeno 7 giorni. Il rientro in Italia prevede la compilazione online del Passenger Locator Form e la consegna al desk imbarco dell'autodichiarazione Covid-19. Il mio itinerario prevede la sosta in 3 centri abitati di una certa importanza: Stavanger, Haugesund e Bergen. Già in fase di atterraggio, la Norvegia sfoggia ai passeggeri il meglio di sé. Una costa frastagliata, incisa da insenature dette fiordi, e centinaia di isole. All'arrivo, la Norvegia mette subito a proprio agio i visitatori, con un certo grado di umorismo e cordialità. Attraverso la linea Bybanen, l'aeroporto di Bergen è ben collegato al centro città e alla stazione degli autobus. Le abitazioni sono prevalentemente rivestite in legno verniciato di colore bianco, caratterizzate dai tetti spioventi. Viaggio in autobus implica in Norvegia anche attraversare prima o poi in traghetto dei tratti di mare. Gli autobus urbani sono provvisti di prese USB per ricaricare i propri cellulari e la cintura di sicurezza a bordo è obbligatoria.
biglietti vengono acquistati tramite delle app che visualizzano il tempo di validità ancora a disposizione. La mascherina va indossata a bordo solo se non si riesce a mantenere la distanza di un metro dagli altri passeggeri, mentre nei ristoranti viene richiesto di registrare spontaneamente la propria presenza tramite un QR code di rintracciamento dei soggetti positivi al virus. Nonostante la presenza del petrolio, i prezzi dei carburanti non sono particolarmente economici. La divisa utilizzata è la corona norvegese, cambiata circa 10 corone per un euro, ma la moneta cartacea in circolazione è minima, in quanto è possibile pagare qualsiasi cosa tramite carta di credito, persino l'accesso ai bagni pubblici. Le targhe automobilistiche riportano la bandiera nazionale, rossa con una croce blu bordata di bianco spostata verso il lato dell'asta, risalente al 1898. In Norvegia gli alberghi sono di solito di alto livello, ma molto costosi. È invece spesso possibile pernottare in appartamenti privati dai prezzi più convenienti. Eccola qui, questa. Questo è il mio appartamento numero 2. Abbiamo un bel soggiorno completo di ferro da stiro, un bel televisore, la cucina, ovviamente col frigo, e poi abbiamo il bagno. Ovviamente non c'è, come potete vedere, il bidet perché non lo usano, però l'asciugatrice e la lavatrice. Infine la camera da letto, eccola qui, con le finestre che si aprono in questa maniera, così chiusa, così aperta, quindi non ci si può affacciare e non si possono stendere i panni, la biancheria come si fa da noi in Italia. Eccolo qui, questa è la casetta. Nel prossimo video vi parlerò del cibo norvegese.